Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, visto che ci ho preso il vizio, farò una cosa quasi da alpinismo, cioè vi porterò a fare la ferrata del Monte Procinto, qui sulle Alpi Apuane. La partenza è all'inizio del sentiero 6, che poi si divide subito nel sentiero numero 5, vicino a Stazzema, e si dovrebbe raggiungere il Monte Procinto in circa un'oretta. Bene ragazzi, dopo una quarantina di minuti siamo arrivati qua, c'è anche una fonte e adesso noi ci stiamo per innestare al sentiero che continua verso il rifugio Forte dei Marmi, quindi al sentiero 5A. Arrivati vicini al Forte dei Marmi faremo una capatina al rifugio giusto per farvi vedere com'è, poi torneremo per poco sui nostri passi e ci avvieremo verso la ferrata del Procinto. Abbiamo fatto la nostra pausa a rifugio, ci siamo presi come al solito la crostata, stavolta era fichi e pere, quindi era anche molto buona. Adesso ci dirigiamo verso la ferrata, verso l'inizio, e andremo lassù, quindi arriviamo sotto il monte e ci mettiamo imbracatura, caschetto e si parte. Ragazzi, siamo arrivati ufficialmente al punto in cui inizia la ferrata, lì c'è il cavo, quindi adesso ci fermiamo, ci imbrachiamo per bene e si parte. Allora, quello che ha in testa è un caschetto, esatto ragazzi, quella cosa si chiama casco e sembra che abbia qualche difficoltà a sistemarlo, mentre questo che ha in vita, oltre a un imbraco, è il kit ferrata. Prego, ce lo faccia vedere. Composto di due moschettoni con un cavo elasticizzato, ok, e poi questo piccolo chicchino qui, esatto, che si chiama dissipatore, perché in caso di caduta serve a rallentare la caduta e a non fare prendere dei colpi secchi. E con questo ragazzi, la ferrata è ufficialmente cominciata.
facendo così tiene molli uno, solo quando questo è in sicura te prendi quell'altro e lo passi sopra. Siamo arrivati in cima al Monte Procinto, siamo alti 1177 metri e abbiamo una vista spettacolare. Alle mie spalle c'è il Monte Nona e quello là è il Monte Croce. Di qua abbiamo il Monte Matanna e davanti a me c'è uno degli spettacoli più belli. Abbiamo la Pagna della Croce, l'Uomo Morto, la Pagna Secca, il Monte Corchia e questo tramonto che è veramente bellissimo. Sono veramente super emozionato. Adesso mettiamo il tarp, prepariamo il nostro riparo e mangiamo qualcosina, quindi ci vediamo tra un minuto. Come potete vedere, siamo riusciti a fare un miracolo, più o meno. Il tarp non è bellissimo, ma è abbastanza funzionale. Faccio vedere, abbiamo un ospite là dentro, salve. Ci siamo disposti, abbiamo fatto tutte le cosine. Lì c'è la croce. E tra poco andiamo a letto. Bene ragazzi, per fare un po' il punto della situazione, oggi è stata una giornata veramente incredibile. Per arrivare al rifugio Forte dei Marmi ci abbiamo messo su una cinquantina di minuti, quindi abbiamo fatto presto, nonostante il caldo, perché io stavo veramente gocciolando, mi stavo sciogliendo. Il problema di questa zona è che è bellissima ed è molto rigogliosa perché c'è molto molto umido. Invece la ferrata l'abbiamo fatta in una quarantina di minuti e siamo arrivati qui, sulla vetta del Procinto dove ci siamo accampati.
dire che è stato bellissimo è veramente riduttivo, sia per l'orario in cui l'abbiamo fatto, comunque stavamo salendo con tutti i monti intorno che erano rosa perché era il tramonto, sia per il fatto che a livello di consapevolezza pensare che questa è stata la prima ferrata costruita in tutta Italia, risalente se non sbaglio al 1893, quindi pensare quanto è vecchia questa ferrata e pensare che è proprio qui accanto a casa mia è veramente veramente incredibile. Adesso noi stiamo per andare a letto, ci siamo accampati con il nostro tarp, un rifugio un po' così campato in aria, però va più che bene. Ai nostri piedi abbiamo la Versilia tutta illuminata, vediamo tutto il litorale, speriamo infatti di riuscire a dormire che non ci dia noia. E detto questo ragazzi, vi vorrei invitare, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale e a lasciare un like o un commento, facendo così supporterete ancora di più tutto il lavoro che sto cercando di fare. Detto questo ancora ragazzi, vi ringrazio e vi do la buonanotte.